E dopo aver sentito il presidente dell'ANCI Lombardia, andiamo a seguire l'intervista proprio al ministro Kyenge. Vediamola. Buonasera ministro, senta, cosa si aspetta da un incontro come quello di stasera dopo le polemiche che ci sono state? Ma io mi aspetto che sia un incontro con un confronto su dei temi ben precisi. Questo è un confronto politico e al di là delle polemiche e degli insulti. Ecco, a proposito di confronti, lei e anche di dibattiti, per quanto riguarda lo Ius Soli, lei pensa che sia l'unico strumento per l'integrazione? È proprio l'unico modo secondo lei? Non è l'unico strumento, è il primo gradino per l'integrazione e ci sono tanti altri strumenti per l'integrazione, ma credo che lo Ius Soli e qui parliamo di diritti di suolo che possono essere di vario tipo e qui tutte le proposte di legge che sono arrivate al Parlamento sono Ius Soli temperato, è il primo gradino verso l'integrazione. Ministro, Comune a Cantù ci sono stati tre consiglieri leghisti che non hanno partecipato al suo intervento perché non hanno potuto replicare, hanno detto loro, al suo discorso sull'immigrazione. È l'ennesimo caso che la riguarda da parte loro. La libertà è sacra. Però lei lo ritiene offensivo o comunque normale nella dialettica democratica uscire da un'aula? Io ritengo che ognuno è libero di poter scegliere il modo di comportarsi. Sono andata in comune in un'istituzione, in quanto istituzione sono arrivata lì anche per salutare il sindaco, la giunta, i consiglieri, tutto il comune e per un'accoglienza, un ringraziamento all'accoglienza della città di Cantù. Come si combatte l'immigrazione clandestina? Ancora in questi giorni ci sono ancora molti sbarchi che provengono anche dalla Libia. Forse il primo approccio è proprio quello di poter cambiare un attimo anche l'approccio e l'ottica di cosa significa il fenomeno migratorio. L'immigrazione non è solo immigrazione clandestina, quindi poter cambiare i riflettori anche sul vero fenomeno migratorio. La parte dell'immigrazione che arriva con i barconi sulle nostre coste è una piccola parte di quello che costituisce il problema dell'immigrazione irregolare che risiede in altri punti che noi dovremo affrontare e capire. E l'immigrazione non è soltanto questa, ma è anche una risorsa e anche una potenzialità e la possibilità di poter aiutare un paese a uscire dalla crisi. Ultima domanda, non tutti però all'interno della maggioranza sono d'accordo con la sua linea, anche per esempio per quanto riguarda dare la cittadinanza agli stranieri. Ma credo che il confronto serve proprio a questo. Non ho mai posto un modello. Ho chiesto di poter parlare, confrontarsi sulla cittadinanza per arrivare alla fine a trovare un modello che possa essere condiviso da tutti. Le oltre 18 proposte depositate al Parlamento e al Senato non riguardano il Partito Democratico, riguardano tutti i partiti e quindi il confronto parte da quello per riuscire a trovare anche una mediazione. L'invito di Zaia a Cervia è segno di un cambio di rotta? Potrebbe anche essere, ma io ritengo un confronto su dei temi ben precisi, un confronto politico e poi ogni partito deve fare una riflessione all'interno del suo, cioè nel suo gruppo.